E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Sapete quanto mi piace il vino, la qualità, la ricerca, fare i prodotti della terra. È proprio con questo spirito che ho preso a maggio in gestione il vigneto che erano 3000 metri quadri di terreno, insomma con varie difficoltà. Insomma, l'ultima volta abbiamo visto la vendemmia, oggi facciamo il vino. Per fare il vino mi sono affidato a professionisti, a un'azienda agricola che lavora particolarmente bene, ha dei rossi fotonici, veramente fotonici, e oggi facciamo insieme il vino anche perché era la mia prima volta, la mia prima vinificazione, e oggi ve lo faccio vedere. Vendemmia 2020, 28 di settembre, si inizia la vendemmia. Questo è Nebbiolo, voi vedrete l'appassimento parziale, è una sovramaturazione, si parla di tecnicamente di maturazione fenolica, si va ad assaggiare, si possono anche provare con gli strumenti, ma io ormai dopo 30 anni assaggio l'uva, si prende il semino, tecnicamente quando il semino si sente all'interno la farina vuol dire che è matura. Quest'uva era già pronta 10 giorni fa. Lasciamo andare avanti, diciamo, la carica zuccherina per avere poi un vino che si porta sui 13-14 gradi alcol, è molto importante. La raccolta viene fatta a mano in piccole cassette, si parla di 15 kg circa per cassetta, si mette in cassetta per non schiacciare l'uva e non far fermentare l'uva stessa prima che arrivi in cantina, è molto importante questo. L'uva deve essere tutta integra, poi andrà nella diraspa pigiatrice e qui avverrà la rottura dell'acino e, espulso il graspo, entrerà in botte solo il chicco, che inizierà poi tramite lo zucchero che c'è all'interno sulla parte laterale. Abbiamo i lieviti indigeni, questi inizieranno a lavorare e a far fermentare il vino. Sembra semplice, sembra banale, ma sono meccanismi naturali ma bellissimi. In vasca poi, nella botte, rimarrà per 15-20 giorni, verranno bagnati i chicchi tutti i giorni, si prende il liquido da sotto, il cappello si alza, tecnicamente la parte solida, si bagna, tutti i giorni si fa questo lavoro per 15-20 giorni. Vinificazione in rosso si chiama, e fermentando estrae da questa pellicola tutta la storia di 45-50 anni di pianta, tutto, in questo caso è Nebbiolo e Barbera, ma abbiamo anche altre tipologie, comunque usiamo la Barbera che è molto bella da vedere, e andiamo a fare la lavorazione adesso. Passaggi che sembrano banali, ma è importante perché io che faccio vino e sono figlio di contadino, quinta generazione, do tutto per scontato, ma chi non conosce questo mondo e pensa che la bottiglia nasca sullo scaffale, non è così. Abbiamo l'acino, ok, che racchiude la storia della radice, dentro c'è una polpa che è bianca, non lasciamoci, perché molti pensano, ma è importante spiegare, dentro l'acino non è rosso, è bianco, è importante questo, quindi è formato appunto da questa struttura chiamata graspo. La macchina andrà a togliere tutto, perché questo, se si mette nel vino come si faceva tanti anni fa, si facevano dei vini non stabili, perché questo poi trasferisce dell'amaro in fermentazione e lascia poi il vino negli anni molto sgradevole in bocca. Era il famoso vino contadino da Damigiana. Le tecnologie ci aiutano e queste macchine non schiacciano più tutto insieme, ma vanno a togliere, c'è una, poi faremo vedere la macchina all'interno, toglie e rompe tecnicamente, quindi l'acino. Dentro c'è il liquido che poi diventerà vino, sulla pellicola c'è tutto il DNA, che è importante, che è quello che poi voi verrete alla fine nella bottiglia, è la storia, e questo poi viene buttato, non serve per fare la grappa. Molti mi dicono, ma si fa la grappa col graspo? No, il graspo va nel vigneto, a terra, e diventa letame, poi si distilla solo il fermentato, tecnicamente, e da lì si ottiene la grappa. Per fare vino cosa vi serve? Semplice! Prima cosa, un vigneto, quindi delle piante che producono uva, le vitis vinifere europee. Fatta l'uva, quindi curato tutto il vigneto durante l'anno, serve l'uva. L'uva, ripeto, si porta a casa e poi servono dei passaggi. Oggi si usano delle macchine, per noi siamo un'azienda agricola e non si può usare le macchine smaltate come si usavano anni fa. Si usa l'acciaio per una questione di igiene e poi tecnicamente le macchine si sono evolute. Quindi oggi in commercio esistono ancora delle macchine vecchio stile dove si va a tritare l'uva, entra anche il graspo, è quello che spiegavo prima. Tecnicamente non funziona così, ma se uno vuol farselo a casa per fare qualche bottiglia può anche farlo. Noi si faranno i passaggi invece tecnici da azienda agricola, quindi si usa l'acciaio per una questione di igiene, di normative e a livello di vino finito in bottiglia, vini puliti e eleganti. Quindi la pisa di raspatrice, le pompe uva,
e le vasche fermentatrici, tutto in acciaio. Poi se a qualcuno piace il legno, per avere questi sentori si può riposare in barrique, piccole botti, in tonno un po' più grandi o in grandi botti, lì dipende dalle quantità. Per un piccolo produttore a casa, tecnicamente serve, ripeto, poche cose, una macchina semplicissima che trita l'uva, si mette poi con un secco in un mastello, si fa fermentare. Questo è quello che serve all'inizio. È un piccolo torchio. Importante ricordare, per chi è appassionato e vuol farsi il vino in casa, esistono oggi nei negozi enologici in tutto il territorio nazionale, per fortuna, cosa che non c'era quando ero piccolo io, esistono delle macchine, come vedete qua, ma in miniatura, quindi piccole macchine di raspatrici, piccoli torchi da 20-30 cm, quindi volendo, e piccoli vasi vinari fino a 2-3 quintali, 2-3 ettolitri, quindi oggi si può fare davvero tutto, basta muoversi e si trova tutto, e anche per gli appassionati che vogliono farsi le 100-200 bottiglie, con un po' di passione e di voglia si può far tutto, si trova tutto in commercio. Vinificazione in rosso, cosa succede? Si prende l'uva raccolta, come abbiamo spiegato prima, si mette all'interno di questa tramoggia, all'interno c'è una conclea, porta l'uva all'interno della macchina, la macchina all'interno ha una struttura, delle palette alimentari e sotto all'interno, poi eventualmente faremo vedere bene, ci sono degli altri nastri alimentari in plastica dura. Attraverso questa macchina, girando in versione opposta, diraspa, rompe l'acino. Questa è una macchina semplicissima. Da quella parte usciranno tecnicamente i raspi che verranno buttati per come concime nel vigneto. Ripeto, le vinacce fermentate, poi si può portandole in apposite distillerie, distillare e ottenere la grappa, un prodotto molto importante italiano. Alle nostre spalle, se si vuole vinificare in bianco, invece, lo stesso lavoro, mentre la pompa uva porta l'uva diraspata e va a fermentare nel tino per 15-20 giorni e andiamo a togliere il colore, il DNA, eccetera, eccetera, come ho detto prima. Se vogliamo fare in bianco, lo stesso procedimento, esiste una pressa a polmone, polmone alimentare, questa andrà a pressare a un'atmosfera e mezza per circa 2 ore in modo molto lento, sciogliendo il pacco per più, è programmata, dura 2 ore e mezza. E facciamo una nota, i vecchi torchi a mano si pressava fino a 3 atmosfere e rimaneva il pacco chiuso, quindi era stressata all'esterno e dentro era bagnata, quindi era una pressatura non corretta. Oggi esistono queste macchine che ci permettono di rompere il pacco, ogni 10 minuti, 15 minuti la pressatura dell'uva viene poi rilasciata, il torchio orizzontale gira, rompe il pacco, alla fine abbiamo i chicchi tutti schiacciati in modo omogeneo e non abbiamo portato dentro il vino finito le nervature che sono vicine alla buccia, che sono amare, creano poi dei problemi. Quindi le vinificazioni in bianco sono pressature a soffice, un'atmosfera e mezza, proprio per non andare a stressare l'uva, perché nelle parti vicine alla buccia ci sono le parti più strutturate, ma diventano aggressive tecnicamente in bocca quando si beve un metodo classico. Ecco perché noi usiamo la pressatura soffice nel metodo classico. Si può fare anche con rosso, si vinifica una parte rossa e si può far diventare bianco senza andare a stressare le bucce. Perfetto, quindi Luca ci ha spiegato tutto, c'è anche Matteo che è il figlio, quindi... Facciamo il vino? Facciamo il vino, perfetto. Marte, sì. Via. Incominciamo a fare il vino, perché Luca mi dice che ci vuole tempo a fare il vino. Incominciamo a fare il vino, quindi accendiamo la macchina e partiamo. Prima cesta! Andiamo a vedere! Ragazzi, c'è un profumo pazzesco!
Abbiamo quasi finito di schiacciare l'uva, ma prima, siamo nelle ultime fasi, andiamo ad aggiungere circa 20 grammi di solfito d'ammonio. Solfito d'ammonio che ci aiuterà nel prevenire le ossidazioni, anche perché l'uva che ci ha portato Matt era un'uva, diciamo, un po' faticata, un'uva che ha subito le intemperie della stagione, ci sono state numerose grandinate, ci sono stati numerosi attacchi funginei e quindi per andare a tutelare il futuro vino andiamo ad aggiungerne una piccolissima quantità. Anche perché intanto che stai parlando ti stoppo subito, stiamo parlando di fermentazione, quindi di, come possiamo dire, di vita che c'è all'interno. Assolutamente, è tutta una fase in evoluzione, in continua trasformazione. Non a caso diciamo che noi andiamo a trasformare il succo dolce dell'uva in vino e cerchiamo di tutelare al massimo questa fase della vita dell'uva, quindi tuteliamo il vino. Perfetto, quindi diamo priorità al vino. No, diciamolo, eccetera, eccetera. La mia era malata, era più malata. La loro ne mettono di meno proprio per questo. Una cosa che stava dicendo Luca, che le cassette vanno lavate subito perché dopo si macchiano. Effettivamente l'uva macchia, quindi non mettetevi magliettine troppo fighette. Praticamente anche se non si schiaccia, ma l'acino si rompe, vedi quanto è colorata? Non è ancora iniziata la fermentazione, ma ci sono già i chicchi che si rompono, sono pochissimi, ma vedi come sono colorati. Chiaro, quindi vuol dire che dopo se rimane insetti vari vengono lì, menate. Nobile. La giornata è conclusa, ora dobbiamo lavare e pulire tutto. Ci vediamo tra un mese e vedremo gli step da fare tra un mese. Ci vuole un anno per fare il vino, però io lo racconto a voi piano, step step, facciamo questa mini serie. Quindi il primo video sulla vendemmia l'avete visto, il secondo vino, quindi quello che ha video, non vino, va bene, l'avete visto. Se ritornate, quindi iscrivendovi sul canale, vedete nel giro di un anno che vi aggiornerò praticamente su tutto. Vi lascio anche qua il sito dell'azienda agricola Il Dosso, occhio, fanno vini molto particolari, cioè se volete qualcosa di particolare, fare bella figura, assaggiare qualcosa di particolare che riempie la bocca, prendetevi una bottiglia, io vi dico prendetene una, tanto dopo prendete la cassa, perché così, perché ci sono cascato anch'io, quindi vi lascio qua al sito, basta, farme, ci vediamo a un prossimo video, ciao a tutti!